Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Prima di cominciare con l'avventura, bisogna andare a vedere i nuovi rogue che ho assemblato. Dopo aver concluso i primi 10 capitoli e aver completato parte della storia, è giusto controllare i nuovi rogue. Ovviamente queste sono solo holo armature, quindi non sono i rogue veri e propri. Ma vediamo come sono in realtà. Questo è come appare. Questo è senza armatura. Questo è il Green Asa. Eccolo qua. Bellino, eh? Non è male così. Però, dato che voglio fargli avere un aspetto un pochino più uniforme. Goldrake come aspetto esteriore, ma come aspetto reale dovrebbe essere così. Carino però, eh? Dai, non è proprio malvagio. Poi abbiamo il Maximus, che è così di aspetto esteriore. Che non è brutto, anzi è molto molto carino, ma quello interiore, quello vero, è devastante. Quindi ho deciso di no. È un po' bruttino, però è forte. Tutte le componenti sono forti, quindi è meglio tenerlo così. Che comunque qui ha sempre un braccio diverso, ma non importa. Non è conforme al resto dell'armatura, ma non importa, dai. Questo a livello visivo è devastante, però realmente è brutto. Molto molto brutto. Va bene, meglio che ce lo teniamo così, va, che è davvero carino. Ora continuiamo la storia. La prima cosa che dobbiamo fare è riposarci. Eccolo qua, riposiamoci allora. Nello scorso video ne sono successe di tutti i colori. Abbiamo difeso la terra dall'attacco dei Draktor. Questa dovrebbe essere Arshem, quando era sul suo pianeta ancora. Sono morte un paio di persone, tra le altre cose, proprio giusto così, tanto per. Allora, Yamato ha sognato sia Arshem sia la sorella? Pensavo proprio a inizio gioco, non è che c'è qualche collegamento tra gli alieni e la sorella di Yamato, il fatto che lui sia un Terran con dei poteri particolari? Chissà. Che succede, Yamato? Ti comporti in modo strano? Nulla. A me sembra tanto un esaurimento nervoso. Cioè, lui ha appena perso l'amore della sua vita, ma niente, tranquillo. Ehi ragazzi, che riti di andare alla sala giochi? È da un po' che non lo facciamo. Passo. Non è in vena. Beh, in effetti non è proprio che le cose che siano successe sono molto belle. Yamato, ci tenevi davvero a lei? Quindi è passato effettivamente un bel po' di tempo allora. Tra l'altro, questa città è ancora in volo, tutta quanta Ixia è in volo, sta andando a Santuario, ma c'è una linea che bisogna oltrepassare. Ed è proprio quello che penso che faremo oggi, oltrepasseremo quella linea. Quindi ci sarà da combattere sicuramente. Dopo tutto quel gran discorso sarà per forza viva, giusto? Beh, questo è quello che ci aveva detto Griffas. Penso che le sue motivazioni siano valide. Ma tanto per essere chiari eliminerò ogni nemico che incontro. Non è quello che voleva lei, ma ok. Perché è l'unica cosa che so fare. Ah, mi ha dato anche la risposta, scusami, eh. Guarda che bello, Goldrake, mamma mia. Oh, attenzione! Siamo su Xidol? Ah, Griffas è in prigione! Perché ha disobbedito agli ordini della regina? Abbiamo completato i preparativi. Agite con cautela, la regina è molto potente, non lasciate che se ne accorga. Non c'è da preoccuparsi, non ci saranno errori. Bisogna prima distruggere ciò che è vecchio per fare spazio al nuovo. Quindi vogliono sovvertire il potere e vogliono rovesciare la regina. Griffas dovrebbe essere messo a morte. Maestà!
Io sono la regina, percepire quello che sta pensando è come una seconda natura per me. Ma Grifo si stava dimostrando molto calmo ed equilibrato nei confronti della principessa. Basta così. Fate circondare la società dei soldati e assicuratevi di ucciderlo. Ma altezza! E invece lui è già fuggito. Ma sì, ricoperto di sangue, ma dai, per favore. Grifas! Tu, cosa ci fai qui? Sono qui per offrirle mia testa, altezza. Può prenderla lei stessa se lo desidera. Qual è il suo piano? Farsi perdonare offrendosi volontario per la sua esecuzione? Che mente malata ha? Oddio, chi è? Victor Jäger! Vabbè, lasciamo stare. Quindi non abbiamo ancora deciso di parlare, mia piccola aliena? Io non ti odio, sai? Ma chi è sto tizio? Che peccato, l'ultimo tizio era piuttosto loquace. Quindi sei un Draktor? Draktor, è così che ci chiamate? Uccidimi. Certo, farei in modo che sia veloce. Ma prima voglio delle risposte. Perché avete attaccato la Terra? Grugnido? Ma che succede? Non è tradotto! Il nostro pianeta fu distrutto. Avevamo bisogno di un pianeta nuovo. State cercando una nuova casa, eh? Un duro viaggio attraverso lo spazio. Abbiamo perso molte vite. Ed è qui che siamo arrivati. Quindi è così. Ho una sola richiesta. Proprio così. Ma che significa? Ho un'ultima richiesta. Giusto, e muore. Ma scusa. Il vostro popolo lotta per sopravvivere. Proprio come il nostro. Noi lottiamo per non morire di fame e di stenti a causa delle bollette e del cibo che costano sempre di più. E dello stipendio che è uguale. Se non altro non diminuisce, questo è da dire. Attacco nemico in arrivo, prepararsi per il dispiegamento. Cosa? Anche in volo? Perché non ci diamo un po' di tregua? Abbiamo migliorato i booster Aquila per rendere più facili i combattimenti aerei. Takumi vi spiegherà tutti i dettagli, quindi andate all'hangar di Rogue 1. Ricevuto. Ma proprio è contento a quanto pare di combattere, eh? Io magari l'ho fatto un pochino ancora abbattuto, invece no, lui vuole combattere. Vabbè, comunque, vediamo un po' che vuole Takumi. Si è tolto gli occhiali. Ah, se ne è messo un altro paio. Ehi, Yamato, sono felice che tu sia qui. Già, allora che mi dici del booster Aquila? Hatsune te ne avrà senz'altro parlato, ma il booster Aquila non era ancora finito. Abbiamo apportato alcune modifiche e ora è abbastanza stabile per garantire una propulsione ripetuta. Quindi in pratica posso volare quanto voglio? Esattamente, ma le modifiche ne richiedono un po' di tempo, quindi l'abbiamo montato solo su due unità. È per questo che andrete in missione tu e Teru. O due avete esperienza nei combattimenti aerei? I due prescelti, eh? Allora dov'è Teru? Non è ancora arrivato. Strano, vero? Ormai dovrebbe aver già sentito l'allarme. Già, di solito non è in ritardo. Andrò io al suo posto. Mi sa che non abbiamo tempo per aspettare. D'accordo, andiamo. Bene. Ma lui ha una missione extra per noi? Come è possibile? Ah, ma ora ha di nuovo gli occhiali spessi? Il valore minimo degli ammortizzatori è sceso di 20 punti. Sei stato tu, vero, Takumi? Sì, i valori erano così bassi che l'efficienza dei Musashi era scesa del 3%. Non metterti a toccare roba a caso, mi ci è voluta una vita per trovare valori giusti. Davvero credi che siano i valori ottimali? Sei uno sciocco se pensi che basti regolarli a istinto. Tu, razza di piccolo nerd. Per regolarli come si deve, prima intanto prova a metterti nei panni di un pilota. E tu pensi di sapere come si sentono i piloti? Come se tu lo fossi, che ne sai tu? Lo so molto bene, e ti assicuro che potrei diventare un pilota se volessi. Ah sì, allora fai pure, vediamo se ne sei in grado. Mi sa che non hanno capito tutti quanti che lui è il figlio del dottore. Oh! Una missione bonus da fare ora, certo. È figlio dell'altro dottore, dello scienziato che sta nell'hangar 2 più che altro. Quello che, diciamo, ha preso come figlio adottivo Reiji. Purtroppo ora non mi sovviene il nome. Ok, vediamo come te la cavi nei panni di un pilota.
Perfetto, livello 30, ce l'ho il livello 30, il rango 30. Quindi vediamo un po' se riesco a farla. Penso che questa missione, il rogue di questa missione, scali come il Musashi in base al livello e non solo in base al come è equipaggiato. Quindi penso che posso farcela. Ah no, è un Gurandi? Ok. Vabbè, non è bello da vedere, ma basta che funzioni. Ah, è a tempo addirittura. Oi, oi. Ma quello è il nemico. Oh, cielo! Beh, io sparo, eh. Ah no, no, ho premuto il tasto sbagliato per difendermi. Vabbè, sconfitto comunque, dai. Andiamo avanti, va, che è meglio. Vabbè, comunque è forte a distanza, eh. Cioè, più forte a distanza che non ravvicinato. A ci picchia. Malino, eh. E questo pure devo distruggerlo però. Se no che facciamo? Vabbè, boh. Comunque. Aiuto, che dolore! Ma dove vai? Ma mettiti da una parte, per favore, non prendere. Allora, senti, caro. Però dobbiamo farci a capire noi, perché se no non funziona così. Oh, allora, è andato. Le strutture, dov'è? Oh, allora, vai, ora. No, Takumi è più forte con Akakuko intanto, poi. Ah, scomparsi. Vabbè, ho attivato la Akakuko per nulla. Accidenti. Pensavo sarebbe stato più difficile, invece no. Dai, dai, ti avvicino che è più facile sconfiggerlo. Ecco qua, è andato, bene. Chi è il nemico? Dov'è? Ah, ok, è rimasto il segnalino. Dai, è iniziato, grande. Allora, a distanza è molto più forte. Questo. E. Ah, eccolo. Vai, questo voglio ora. Bene, ah, siamo arrivati, va. Devo avvicinarmi, però. Fare prima. Dai, 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 dai. Andato. Ok, ora l'altro. E sì, va bene. E allora, capo. E che facciamo? Ragazzi, però non così, cioè dai. Troppo. Ma chi è che mi ha attaccato ora che non c'è nessuno? Dai, siamo realistici, su. Vabbè, oh, senti. Non vorrei dire niente, però. Finito già? Ah, questo era finto. Beh, andiamo proprio bene, andiamo. Boh. Però Taku a quanto pare può fare pilota, dai. Come ti è sembrato? Niente male, credo. È ora di registrare un nuovo pilota, eh? Lo registra così? Ora sono un pilota così dal nulla?
Meglio avere troppi piloti che troppi pochi. Ah, quindi effettivamente. Ah! Che bello! Ma è bellissimo tutto ciò! Allora, cieli rossi. I tractor si avvicinano in volo a Ixia. A tutti i rogue dotati di booster Aquila, intervento immediato. Poi abbiamo anche la difficoltà aggiunta subito. Quindi non l'hanno aggiunta solo a quelle vecchie, ma anche a quelle nuove. Wow. Cioè, non quelle vecchie, intendo quelle secondarie. Va bene, però faccio a livello normale perché comunque è storia, non è che devo tryhardare. Combattimento aereo, eh? Già mi piace. Yamato, questo non è quello a cui siamo abituati, ok? Non abbassare la guardia. Sì, ho capito, cazzo. Terra o cielo, io varrò tutta birra. Bravo, Yamato, così ti voglio. Come ti trovi con la modalità di volo finora? Pensi di potercela fare, Reiji? I controlli di base sono gli stessi, non credo che avrò problemi. Puoi farcela, Reiji! Ah, Simon Rider. Lo so, papà. Non do dovrebbe essere figlio suo, lui, Takumi. Se da quello che ho capito, magari ho capito male. Bellissima l'entrata in scena così. Ok, battaglia aerea. Le missioni che si svolgono in volo vengono chiamate missioni aeree. Troverete combattere nemici in direzione, cambiare quota. Sali di quota B più sposta lo stick verso l'alto. Ah, ok. Va bene, andiamo allora. Ah, semplicemente. Abbiamo un'area però. Ah, dobbiamo andare qui, ok. In alto, ok. Dobbiamo raggiungere dei punti, quindi. Però allora è un po' palloso così, secondo me. Però abbiamo un limite aereo in alto e in basso. È fantastico, gli farò vedere chi è migliore anche in volo. Certo, Yamato. Vai avanti tu, io ti seguo. Ok, questo è tutorial. Ora gli scontri veri e propri. Scendiamo a livello loro e meniamo le mani. Vai, così è facile. Allora io metto il puntatore così almeno li prendo subito, cambio quota da solo. Oh, chi è questo? Ehi! Andiamo. Oh, oddio. No, la distanza qua non è facile come a terra. È più facile manovrare qua su, ma possono arrivare da qualsiasi direzione. Ho notato, sai? Però almeno posso. Cioè, mettendo l'aggancio posso menare e basta. Si muove da solo praticamente in alto e in basso. È molto più comodo. Tra l'altro sono anche aumentate le capsule di rifornimento, devo averle aumentate io. Sì, le ho aggiunte infatti. È un po' frustrante essere bloccati qui e doverli guardare combattere. Ma wow, quei due stanno spaccando! Non abbiamo alcun addestramento aereo, solo quei due potevano farcela. Ma cavolo, perché c'è Reiji là fuori? Dove diavolo sarà, Teru? Ma avrà anche lui i suoi problemi. I cannoni dell'X si stanno ancora ricaricando dopo la battaglia che abbiamo affrontato durante il decollo. Il che significa che non possiamo usarli stavolta. Ho commesso un errore di valutazione. Oh no, tesoro, credo che sia stata la scelta giusta. Stai facendo un ottimo lavoro, comandante. Ma io mi chiedo se Hatsune è diventata il sindaco della città, no? Non dovrebbe stare a fare il sindaco piuttosto che perdere tempo con noi? Che poi perdere tempo relativamente, certo. Chi è la Vespa? L'altra volta la Vespa! E qual è il problema con la Vespa? Non capisco. Non è pericolosa.
No? Guarda. Ah, ma scende di continuo questa, lo fa apposta allora. Okay, non va, allora, ok, blaster rotante, perfetto. Le potenti mosse speciali che esegui insieme a un alleato si chiamano mosse combinate. Più sei vicino al tuo alleato, più potente sarà la vostra mossa combinata. Rogue che attaccano in combinazione ricevono diversi bonus e generano due campi di forza. Anche le mosse combinate hanno vari attributi che le rendono efficaci contro molti nemici diversi. Come per la funzione Kabuki, puoi impostare solo una mossa combinata su una scheda madre. Ok, vediamo che succede. Ci picchia. Usare l'esplosione di scintille per invertire la spinta. Questa sì che è un'idea geniale, Reiji. Non geniale quanto te, Yamato. Ma è stata bellissima. Manta. Allora, vorrei usare la spada che abbiamo usato l'altra volta, ma non mi fido. O forse sì, è ora. No, stavo usando l'attacco! Me l'ha sprecato ora! Accidenti però, certo che quando ti bloccano è proprio pesante. Kota, possiamo usare quella cosa, la... come si chiama? Quella cosa grande! La funzione Kabuki? Richiede della massa per espandersi e formare un'arma gigantesca. Non abbiamo i materiali per farlo al momento. Ah, sì, immagino che dovrò andare a recuperarne un po' anch'io allora. Eh? Siamo già in volo, forse possiamo riciclare qualche detrito spaziale. Ok, vado a prenderne un po'. Yamato, sta davvero andando nello spazio? Ha ragione, se non abbiamo i materiali per usare l'espansore di massa, possiamo usare la polvere e i detriti che fruttano nello spazio. Ma è davvero possibile? Non lo so, ma perché non provare? Allora costruiamo la caduta di meteoriti. Ricevuto! Fase 1! Invio i dati di fabbricazione del booster cosmico! Andiamo a raccogliere un po' di spazzatura. Ma quanto è contento di andare a raccogliere detriti? Oddio, forse se fossero detriti spaziati lo farei anch'io. Ah, non me l'ha annullato? Grazie, grazie gioco, grazie. Installata una nuova mossa speciale e caduta di meteoriti nell'unità rogue di Yamato. Però c'è questa qui ora che mi piace molto. Io vado, continuo a menare. Vai, pronto. No, che cosa? Ma, ah, lo sta costruendo, ok. Yamato, è tutto pronto. Perfetto. Ma che fa? Oh, 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 oh. Che succede? Ci siamo? Penso che ci siamo. No. Ma perché non era... Ma dai! Ma prenditi questo, prenditi. Vabbè, alla fine l'ho sprecata. Mi pare, eh. Punti vita mi sembravano quelli. Anche nel cielo non perdo mai. Però sbagliamo attacco. Accidenti. Ma... Peccato. Sarà per la prossima volta. Rank up.
Non è un fenomeno, quel ragazzo rischia di diventare la nostra scoperta del secolo. Un pirata fuori dal normale con una mente fuori dal normale perfettamente adatta a combattimento. Oh, andiamo, non c'è bisogno di essere così asettici. Avevi tutto sotto controllo, Kiyo. Ottimo lavoro. Grazie mille. Kiyoka, sei lì? Ho sentito la tua voce dalla cabina di pilotaggio. Stavi andando alla grande. Eh sì. Allora, il tizio con Arshem. Jaeger. A quanto pare anche tu hai dei demoni da combattere. Eppure non posso semplicemente abbandonarti. Non voglio che tu ti perda. Prendi questo. Terminale delle comunicazioni. Ehi, Vic, ho finito con il carburante. Bene, allora mangiamo. Wow, non vedo l'ora. Tetsuo Iwata. Yamato. Ha un buon profumo. Fratello, attento, un worm! Presto, nasconditi! Saranno delle forme di vita mutate di questo pianeta? No. Non della Terra. Nel corso della storia, Arshem può diventare il personaggio giocante. Oltre a storia del nuovo personaggio, anche la mappa di gioco sarà diversa. Wow! Il tuo inventario e il rango giocatore non saranno condivisi con quelli di Yamato, quindi fai attenzione. Ok, posso acquistare mosse combinate anche nelle battaglie del Colosseum. Ah, ok, il Colosseum. Diciamo che non sono molto interessato al Colosseum. Va bene, allora direi che magari nel prossimo episodio continuiamo anche con Arshem. Vediamo che succede. Interessantissimo questo. Wow. Beh, allora direi che per questo video è tutto. Nel prossimo vedremo cosa ci riserva il futuro con Arshem mentre giochiamo con lei. E vediamo dove si svolge questa nuova avventura. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!